Pomeriggio a tutte e tutti, siamo qui per una nuova modalità di, insomma, entrare in relazione e di ascoltarci reciprocamente. Quindi oggi iniziamo appunto una serie di incontri che faremo attraverso questo mezzo. Quindi abbiamo già ricevuto varie richieste da voi, quindi abbiamo selezionato di alcune non riusciremo a parlare, però è importante dire che ci saranno altre occasioni. Allora, partiamo innanzitutto da questa petizione sui nidi perché c'è una grande, insomma, preoccupazione espressa da tanti, genitori e anche alcune educatrici. Allora, vorrei essere su questo chiaro. Innanzitutto noi non abbiamo in questo momento ancora deliberato rispetto alla nuova iscrizione dei nidi, quindi c'è una falsa preoccupazione, insomma, un allarmismo che mi sento, insomma, di dover far rientrare prima di tutto. Però vorrei anche dirvi che ragionamenti stiamo facendo e cogliere questa occasione per farla. Allora, innanzitutto dobbiamo ribadire la centralità del nido per l'attuazione dei diritti dei bambini, prima di tutto, e questa è la nostra impostazione, questo è quello che ci dicono anche le ricerche a livello internazionale. Il nido è un luogo, il nido di qualità è un luogo che di fatto è una porta su un percorso di diritti per i bambini. Quindi è importante dirlo questo a tutti i genitori, perché sappiamo che in questo momento c'è un trend discendente rispetto alle iscrizioni a Roma e quindi sono magari proprio le famiglie che sono più in difficoltà perché perdono lavoro, perché hanno difficoltà economiche o perché magari hanno del tempo a disposizione che decidono di non iscrivere i propri bimbi al nido. Ecco, ricordiamo e veramente vorrei su questo che riuscissimo a fare anche una scelta di campo tutti insieme, che è un servizio per i bimbi, prima di tutto, per i bimbi, e per loro è molto importante. Dobbiamo però garantirne la qualità. La situazione su Roma, come sapete, negli anni si è andata declinando avendo tre modalità: i nidi direttamente gestiti da Roma Capitale, poi quelli in convenzione e in concessione. Noi quest'anno chiaramente abbiamo fatto, come sapete, una scelta importante a favore della stabilizzazione degli educatori, quindi diciamo una garanzia. In questo momento stiamo iniziando un percorso di formazione a tappeto di 6.600 educatori e educatrici che verranno formate, perché la qualità si ottiene anche grazie a una formazione permanente. L'altro aspetto è ricordare come sia importante anche quando appunto compiamo delle scelte rispetto all'iscrizione, garantire la continuità nel tempo. E noi abbiamo avuto purtroppo degli episodi quest'anno in cui alcuni in convenzione hanno loro scelto di chiudere, e questo chiaramente è andato a svantaggio dei bimbi e delle famiglie. Quindi noi stiamo ragionando su come ripensare il meccanismo del convenzionamento in modo che sia più a garanzia e tutela dei bambini e delle famiglie. Quindi questa è l'impostazione, vorrei su questo rassicurare appunto tutte le famiglie, le persone che stanno scrivendo. D'altronde, come sapete, noi abbiamo fatto un bando aggiuntivo, questa giunta ha deliberato questo proprio per aumentare le opportunità, perché in questo momento su Roma, se noi chiediamo ci sono posti vacanti, la risposta è sì, ci sono liste d'attesa, la risposta è sì. Perché? Perché non è stata fatta una programmazione seria in questo ambito e quindi noi abbiamo tantissime famiglie che vorrebbero avere diritto ad un nido e non ce l'hanno, e però abbiamo dei posti liberi anche nei nidi capitolini. Allora, questa è una questione sulla quale noi stiamo lavorando, perché grazie alla geolocalizzazione e anche una proiezione demografica nel tempo riusciamo a come dire, fare in modo che ci siano i nidi lì dove ci sono i bimbi che possono andarci. Se, può sembrare banale, ma questa non è la situazione che abbiamo trovato. Nel nostro far ordine c'è anche questo aspetto qui. L'altra, diciamo, novità rispetto alla scuola è che appunto abbiamo proprio nei giorni scorsi deliberato rispetto alla ristorazione scolastica. Anche qui facciamo ordine, nel senso che prima di tutto anche i nidi entrano all'interno della, diciamo, ristorazione scolastica di tutte le altre scuole. Abbiamo fatto una scelta chiaramente sui prodotti biologici, su quindi prodotti di qualità, ma anche quindi sia DOP, IGP, eccetera, ma anche con un'attenzione al commercio ecosolidale, quindi all'ecosolidale biologico. Vogliamo prestare una particolare attenzione alla diminuzione diciamo dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata, perché appunto sappiamo la mole di rifiuti che viene prodotta anche con il sistema di, diciamo, di ristorazione scolastica. Quindi questo sarà un aspetto molto importante. Vogliamo così anche aumentare l'importanza dei comitati e dei genitori che possono controllare. Abbiamo fatto un percorso partecipato per arrivare alla stesura appunto di alcuni criteri fondamentali. La filiera corta,
volta, chiaramente. Quindi abbiamo cercato anche in questa sede di essere coerenti con le linee programmatiche, no? che stiamo cercando di attuare, e dobbiamo farlo in ogni nostro atto. Aggiungo questo. La tutela dell'occupazione. Come sapete, il nuovo codice degli appalti dà la possibilità alle amministrazioni di inserire la clausola sociale. Ecco, noi abbiamo deliberato di inserire la clausola sociale all'interno del nuovo bando per la ristorazione. Questo è anche per dare un messaggio di come sia importante per noi la tutela, appunto, dell'occupazione anche in questo ambito, ma non soltanto. Rispetto alla questione dei bandi mense, quindi ringrazio Graziana Le Donne che appunto ci aveva sollevato questa questione. Io poi vorrei parlare, Donatella Graziano ci parla della questione del volontariato. La ringrazio perché mi dà la possibilità anche di annunciare il fatto che noi stiamo veramente cercando di ragionare su come ampliare la possibilità a tutti di fare attività di volontariato. Ecco, io penso che la creazione di una comunità solidale sia anche la creazione di una comunità in cui la dignità della persona non passa soltanto attraverso lo status sociale, il lavoro che fa, ma il contributo che dà alla società. Allora, tu puoi essere giovane, puoi essere adulto, puoi essere una persona senza lavoro, puoi essere un anziano che ha appena lasciato la propria attività, puoi però impegnarti per la comunità. Questo è il messaggio che noi vorremmo dare, e partiamo proprio da un aspetto cruciale per noi, e veniva anche, insomma, abbiamo visto alcuni commenti e richieste erano su questo, era la possibilità per i migranti di fare attività di volontariato. Allora, questo direbbero gli inglesi, è una situazione win-win, perché io credo che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi utile, no? Anche nella comunità dove vive, nella società che li accoglie. Loro in questo momento non hanno la possibilità di farle, e quindi li vediamo ciondolare per le strade, e su questo alcuni appunto hanno usato delle parole molto chiare da questo punto di vista. Però dall'altra parte appunto c'è anche, grazie ad attività di volontariato che i richiedenti asilo possono fare, per questo noi abbiamo proposto alla prefettura di stilare un protocollo e quindi di poter impiegare queste persone in attività di volontariato per la città. Allora, a questo punto noi diamo una dignità a queste persone che possono fare un'attività, e possiamo anche, diciamo, ridurre questa pressione sociale, no? Anche queste ondate a volte, o comunque queste espressioni che come dire rasentano il razzismo alcune volte, però è importante ascoltare tutte e due le parti. Ecco, grazie a un'attività di volontariato, secondo noi è un modo per ascoltare sia i migranti che i cittadini romani. E questo però lo faremo anche per tutti gli altri cittadini, con nuove forme di volontariato cittadino, per dare a tutti la possibilità di dare una mano, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e di tutte per risollevare le sorti di questa città. E poi volevo sottolineare, venendo al tema appunto delle politiche sociali, che noi siamo, e al tema dell'ascolto, colgo questa occasione per dirvi anche che noi stiamo realizzando una campagna di ascolto in tutta la città, perché Roma deve tornare a programmare il sociale, e le politiche sociali non devono essere considerate una politica debole. Noi dobbiamo dare dignità al sociale, e dobbiamo anche dare dignità alle persone che possono vivere dei momenti di fragilità, e alle persone fragili in generale. Quindi noi abbiamo scelto, insieme agli altri assessori alle politiche sociali con i quali lavoriamo in coordinamento permanente, di dedicare la prima fase della stesura del piano sociale cittadino all'ascolto. Quindi partiremo con una campagna di ascolto, quindi chi vorrà seguire, chi vorrà partecipare, questa campagna di ascolto permetterà a tutti voi di dire la vostra, di fare delle proposte, e andiamo anche alla ricerca di buone prassi, perché noi le buone prassi non le vogliamo considerare dei fiori all'occhiello, ma le vogliamo mettere a sistema. Quindi lì dove ci sono delle realtà che funzionano, noi vogliamo conoscerle, approfondirle e permettere di appunto disseminarle e replicarle su tutto il territorio cittadino. Faccio l'esempio appunto del tema dei senza fissa dimora. Allora, vorrei dire qui italiani, stranieri, un approccio fondato sui diritti non crea contrapposizione tra chi è italiano e chi è straniero, non c'è chi viene prima e chi viene dopo. Noi dobbiamo prenderci cura di tutte le persone in situazioni di fragilità, a questo dobbiamo essere chiamati. Cioè, la domanda è: vi prendete cura di tutti quelli di cui dovete prendervi cura, non se sono italiani o stranieri, perché non c'è, non diamo priorità all'uno piuttosto che alle altre. L'esempio è il lavoro adesso fatto, e c'era appunto anche su questo una richiesta, rispetto al piano freddo. Allora, qui ripeto,
per tanti anni si è parlato di emergenza freddo, cioè il freddo c'è tutti gli anni, quindi noi fin dall'inizio abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per ragionare in termini di piano, quindi abbiamo aumentato e incrementato i fondi dati per il piano freddo, abbiamo cercato con atti successivi di ampliare quanto più possibile i luoghi dell'accoglienza, abbiamo chiesto l'aiuto e ottenuto, e colgo anche questa occasione per ringraziare l'aiuto dei tanti volontari che in queste notti e in questi giorni si stanno occupando dei forse più fragili, tra i fragili della nostra città, però tutto questo noi lo possiamo migliorare e quindi noi stiamo avendo, diciamo, stiamo ricevendo delle proposte e metteremo a sistema anche un'attività permanente in ogni municipio, perché ci sono ad esempio stati alcuni municipi virtuosi che si sono attivati anche su questa tematica, e per noi appunto è importante che invece tutti i municipi possano anch'essi appunto dare un contributo su tutto questo. Però ci sono i senza fissa dimora italiani, come direbbero, e ci sono i senza fissa dimora stranieri, e qui colgo l'occasione per parlare di un altro tema diciamo per noi centrale, che è quella di come una città europea come Roma riesce a dare una risposta efficace rispetto all'accoglienza dei migranti transitanti, che possiamo derubricarli anche come senza fissa dimora di origine straniera, perché sono delle persone che non vogliono stare sul territorio romano, non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono andare altrove. Allora, su questo c'è stato un ampio percorso di ascolto che è stato fatto con appunto incontri periodici, sia diciamo delle associazioni che in questi anni si sono occupati di questi migranti, sia anche dei comitati di quartiere, perché appunto il prossimo incontro col comitato di quartiere, che insistono nella zona della Tiburtina, ce l'avrò proprio la prossima settimana. È chiaro che noi dobbiamo ascoltare, ma poi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per dare una risposta a tutti. E su questo voglio dire, vorrei anche creare un po' di suspense, perché abbiamo pensato collettivamente sia al tema appunto di come accogliere vicino alla stazione Tiburtina i migranti transitanti, ma anche come dare una dignità, un decoro e garantire il decoro di tutta la zona, e questo vorremmo farlo con i cittadini, anche grazie a un'attività di partecipazione e di progettazione partecipata, perché ci sono dei luoghi intorno alla stazione Tiburtina sui quali appunto anche insieme all'assessore Berdini stiamo lavorando, e vorremmo farlo insieme ai cittadini. Quindi anche in questo caso non vogliamo mettere qualcuno prima e qualcuno dopo, nessuno escluso, è anche una pratica diciamo quotidiana. Rispetto all'accoglienza, colgo questa occasione anche per dire che qui abbiamo bisogno di riformare il sistema dell'accoglienza. Noi non dobbiamo considerare questa tematica come una tematica diciamo transitoria. Cioè, l'Italia, Roma, siamo delle comunità interculturali e abbiamo persone fortunatamente che vengono da tutto il mondo. Il punto è come noi accogliamo e come abbiamo un modello che sia sostenibile per le persone che arrivano, per chi nasce qui da famiglie di origini straniere, e per i cittadini romanissimi, diciamo italianissimi, che abitano sul nostro territorio. Questa è la vera sfida per il futuro. Allora, innanzitutto i numeri dell'accoglienza devono essere gestibili. Per questo appunto anche insieme alla sindaca, in raccordo con la prefettura, stiamo interloquendo con il Ministero dell'Interno perché Roma venga considerata in deroga rispetto appunto ai nuovi numeri dell'accoglienza. Noi dobbiamo piuttosto qualificare, cioè chiederci quale sarà il futuro di queste persone che già vivono sul nostro territorio, quindi lavorare sulla qualità. E lavorare sulla qualità significa, a partire ad esempio dai bambini che nascono da famiglie straniere che vivono sul territorio romano, come li accogliamo nelle nostre scuole, significa ad esempio, e faccio un esempio per tutti, per le iscrizioni adesso appunto alle scuole di infanzia, noi abbiamo cambiato la modulistica e vorremmo mettere in modo permanente il fatto che i moduli di iscrizione vengano tradotti in più lingue. Questo è fondamentale perché dobbiamo garantire appunto l'accesso a tutti. Faccio questo esempio per dire come noi dobbiamo entrare molto nei dettagli, e quando noi dobbiamo lavorare con un approccio fondato sulla non discriminazione dobbiamo, e faccio proprio l'esempio dell'iscrizione alle scuole di infanzia. Quest'anno prima di tutto l'abbiamo allineate con l'iscrizione alle scuole statali, insomma di infanzia statali, quindi questa è un'innovazione importante, perché Roma deve venire dopo? Cioè c'era un'antica prassi su questo. Il secondo aspetto che vi
diceva appunto è questo della traduzione in più lingue dell'iscrizione, però anche dato che abbiamo ascoltato tanti genitori che ci dicevano noi abbiamo avuto difficoltà negli anni per l'iscrizione soltanto online, abbiamo dato anche la possibilità di recarsi presso i municipi per essere assistiti. Ecco, garantire i diritti significa entrare molto nei dettagli, fino ai moduli dobbiamo arrivare, insomma. E quindi noi dobbiamo sul territorio romano, da una parte bloccare gli arrivi, questo lo dico chiaramente, proprio perché se vogliamo dare un'accoglienza di qualità devono essere dei numeri sostenibili e queste persone devono essere considerate realmente come persone, devono essere considerate persone che hanno diritto ad un futuro, chiaramente nel rispetto delle regole, e questo è fondamentale, quindi le devono anche conoscere le nostre regole, e per conoscerle devono imparare l'italiano, devono sapere quali sono, no? Anche quali sono le regole di questa nostra nazione. Ma poi soprattutto aumentare quanto più possibile la loro possibilità di contribuire fattivamente al bene di questa città. E c'è su questo tantissimo che può essere fatto anche copiando da esperienze di altri paesi. Io adesso faccio l'esempio del Canada, dove c'è un'attività di formazione permanente per i migranti che arrivano, c'è la possibilità di fare un'attività a catena per cui un migrante viene formato nella lingua per conoscere i servizi ai quali ha la possibilità di accedere, si può impegnare in attività appunto sul territorio, e tutto questo viene fatto a catena, cioè si diventa poi formatori dei successivi. Questo ha anche un impatto di riduzione nei costi chiaramente per l'amministrazione in queste attività di formazione e di informazione. Poi vorrei ricordare anche in questa sede che noi abbiamo una grande possibilità anche di riformare il sistema dell'accoglienza rispetto ai minorenni stranieri non accompagnati, perché noi abbiamo tra l'altro lavorato tantissimo in questi mesi proprio perché abbiamo trovato una situazione in cui non si poteva, cioè non riuscivamo a dare un'accoglienza a tutti, quindi c'erano anche fino a 30 ragazzini che appunto stavano nei commissariati di polizia prima di venire accolti. Allora lì abbiamo fatto un'azione di mediazione istituzionale con la prefettura, con la regione, con il tribunale, perché noi in qualche modo dobbiamo dare delle risposte, in particolare per, come sapete, la sindaca stessa ha delle responsabilità precise rispetto ai minorenni, diciamo, abbandonati che sono presenti, italiani o stranieri, sul territorio romano. Quindi qui voglio soltanto dire che noi dobbiamo pensare ad un futuro, e quindi nel pensare al futuro dobbiamo non soltanto pensare l'accoglienza come un tetto e una minestra, lo dico in modo molto sintetico, ma assolutamente anche diciamo pensare a che futuro loro avranno sul nostro territorio, quali progetti di vita loro hanno, e considerarli veramente come persone. E questo è il modo migliore per creare una comunità solidale, cioè non prevenire le possibili radicalizzazioni. Su questo ci sono delle esperienze molto interessanti anche sul nostro territorio, e queste le vogliamo appunto diffondere. Adesso vediamo se fossero arrivati altri commenti, se no vado avanti. Utenti mezzi del comune, si sta aggiornando la pagina, scusate, ma noi a proposito di riduzione abbiamo lasciato tutto come abbiamo trovato, quindi. Carina questa sui migranti non concordo, io sono per l'espulsione, no? Che lo dice in modo molto diretto. Risponderai su questo e sulla scuola cade a pezzi. Allora, il percorso per la legalità non è un percorso semplice, e questo va detto chiaramente, anche perché noi siamo abituati, questo è quello che noi scopriamo ogni giorno adesso che appunto siamo al governo di questa città, c'è un'abitudine di questa città all'illegalità.
E non è, diciamo, guardate, scontato, perché noi tante anche di alcune situazioni che stiamo cercando di risolvere ci portano al fatto che ci sono forze contrarie che si oppongono e che si opporranno a questo cambiamento. Il rispetto delle regole deve valere per tutti. Quindi chi ha diritto a rimanere in Italia, a Roma nello specifico, rimarrà, chi non ha diritto verrà mandato e tornerà, no, nel proprio paese di origine. Questo è fondamentale, anche perché noi non possiamo, diciamo, accogliere tutti, anche per il bene di questi migranti, perché anche loro hanno diritto, come vi dicevo, ad un'accoglienza dignitosa, e per garantire un'accoglienza dignitosa noi abbiamo bisogno di numeri sostenibili e abbiamo bisogno di garantire loro dei progetti di vita. Questo è un aspetto fondamentale. La scuola cade a pezzi, ecco, così mi permettete di dire che noi abbiamo, diciamo, andando in giro per le scuole, parlando con gli assessori, con gli insegnanti, con i dirigenti, abbiamo capito che, tra gli altri problemi, parto da questo, c'è un problema di piccola manutenzione. Chiunque frequenti le scuole lo sa, la lampadina che non funziona, l'interruttore rotto. Cioè, allora noi, per esempio, la novità è che abbiamo, con l'emendamento al bilancio la settimana scorsa, proprio previsto un fondo per la piccola manutenzione delle scuole, per dare una risposta efficace. Quindi sarà un fondo a disposizione dei dirigenti che dovranno chiaramente certificare le spese, qualora non venisse utilizzato rientra appunto nelle casse di Roma Capitale, però questo è per dare una risposta. È stata una misura fortemente voluta anche dalla sindaca, che è molto attenta a queste tematiche, e che dà una risposta concreta. Poi è chiaro, c'è il problema della manutenzione ordinaria, e questo è fondamentale, perché la manutenzione ordinaria è prevenire la necessità di dover investire ancora di più. La situazione delle nostre scuole è particolarmente, diciamo, delicata da questo punto di vista, come abbiamo visto anche in queste ultime settimane. Quindi noi stiamo passo passo cercando di, mettere delle risorse a disposizione, di avere dei cronoprogrammi dagli uffici su quanto viene fatto, a partire da tutto l'adeguamento alla normativa antincendio, che è uno dei passi fondamentali che vogliamo compiere, ma così come l'adeguamento rispetto alla normativa sismica. Come sapete, su questo stiamo intervenendo, siamo intervenuti nell'emergenza, ma grazie appunto ai fondi stanziati da questo bilancio daremo delle risposte più appunto di medio e quindi lungo periodo. Vediamo se ci fossero. Dicono che dovevo parlare ancora di più dei nidi, però penso di averne parlato più di 2 minuti su questo, però possiamo, penso, questo possiamo anche aggiornarci quando appunto avremo fatto il passaggio successivo, perché come vi dicevo, ancora sulla questione dell'iscrizione nidi sicuramente abbiamo, diciamo, stiamo raccogliendo e approfondendo, perché noi vorremmo fare delle scelte ponderate. Ecco, questa è anche la novità. Un tempo, appunto, abbiamo trovato questa situazione, come vi dicevo, di scarsa programmazione. Non vorremmo ripetere questi errori, quindi stiamo approfondendo anche con gli uffici. Ci sarà la prossima settimana una nuova riunione con gli assessori, diciamo, municipali alla scuola, proprio per avere una posizione condivisa anche rispetto ai nidi e alla nuova iscrizione. Quello che vi posso dire è che senz'altro è una tematica alla nostra attenzione, quotidiana, e soprattutto faremo anche una grande iniziativa di comunicazione su questo, proprio per aumentare le iscrizioni, perché al di là, diciamo, delle persone che evidentemente scrivono su questo, sono sensibilizzate, eccetera, c'è tantissime famiglie che non, in questo momento non hanno forse la possibilità di comprendere l'importanza dell'iscrizione al nido per i propri figli. Per noi questa è una parte fondamentale. Volevo parlare della disabilità anche, perché vedo che è una questione che, appunto, innanzitutto, diciamo, come non ripetere gli errori del passato anche rispetto alla disabilità. Allora, la disabilità è stata affrontata, da questa amministrazione negli anni in modo assolutamente non strutturato.
sono stati fatti dei singoli interventi e non c'è stato però un pensiero a monte. Allora noi abbiamo lavorato anche qui, anche insieme alla consulta, che ricordo la consulta per le persone handicappate, diciamo, quindi sulla necessità prima di tutto di riformare le politiche e avere delle politiche sulla disabilità, delle politiche che non siano soltanto dedicate a dei singoli dipartimenti, ma che siano delle politiche trasversali. Allora stiamo partendo da un approfondimento rispetto alle possibilità di accedere a determinati servizi. Io ricordo qui che sulla questione degli AEC, che è anche un tema appunto che in particolare mi ricordo è stato appunto, si chiedeva se ci sarà in futuro un'internalizzazione, no, di questi assistenti o meno. Io vorrei ricordare che la situazione che abbiamo trovato è stata proprio una delle mie prime domande, cioè ma qui a Roma Capitale chi si occupa di AEC? Allora, al Dipartimento Politiche Sociali hanno detto noi diamo soltanto i fondi al municipio, al Dipartimento Politiche Educative hanno detto beh ma i fondi sono al sociale, quindi non c'era qualcuno che si occupasse di questa parte. Quindi uno dei miei primi atti è stato chiedere la creazione di un gruppo di lavoro Dipartimento Politiche Sociali e Dipartimento Politiche Educative per avere un regolamento, perché anche quando noi andiamo a vedere i fondi, e io ricordo qui che tra i primi atti di questa giunta c'è stato il fatto di garantire i fondi al sociale e in particolare proprio anche agli AEC, e non c'è alcun criterio, non è sulla base di quanti alunni hanno diritto a questa forma di assistenza, sulla base della popolazione minorile presente, quindi significa che nel tempo si sono creati dei criteri altri per assicurare questi fondi. Allora quindi rispetto a chi chiedeva l'internalizzazione o meno, la risposta che mi sento di dire è prima di tutto abbiamo bisogno di un regolamento per fare in modo che anche questo tipo di assistenza sia uniforme su tutto il territorio romano e che quindi non ci sia alcuna differenza tra municipio e municipio. Metteremo anche qui a frutto le esperienze migliori realizzate nella nostra città e quindi ci saranno delle novità anche per questo aspetto fondamentale. Poi l'altra questione che veniva sollevata era rispetto da Francesco Marrocco anche sul tema dell'autismo, uno dei tanti. Io su questo rimanderei magari anche alla prossima volta che avremo modo insomma di interloquire in questo modo, perché stiamo incontrando le tante associazioni che su questo lavorano, i tanti operatori, le tante famiglie, perché vorremmo veramente, diciamo, avere una strategia grazie ad un ascolto vero, reale e concreto, non solo delle esigenze, delle proposte, perché abbiamo bisogno di una politica permanente su questo, perché, e chiudo su questo, se vogliamo dare dignità a tutti, anche le politiche che realizziamo per dare dignità devono essere delle politiche all'altezza di questa sfida. Grazie. E continuate a seguirmi, grazie.